Lodati Gesù e Maria. Oggi celebriamo la festa di Maria Maddalena, non la memoria, perché questa ricorrenza di oggi è diventata festa per decisione di Papa Francesco, perché come sapete Maria di Magdala è l'emblema del potere trasformante dell'amore misericordioso di Dio. Sappiamo tutti quanti che era stata una grandissima peccatrice, i Vangeli ci dicono che erano stati cacciati 7 demoni da lei e gli interpreti sono molto combattuti, quindi se erano demoni perché era una possessione o se erano i demoni di tutti i vizi che c'aveva dentro, tutti e due. Ecco. Sicuramente aveva condotto una vita molto lontana dall'amore di Dio. Come aveva condotto la vita Maria Maddalena? Andando a cercare l'amore dove l'amore non c'era, perché questo fondamentalmente la vita di chi, come dice la Madonna stessa in qualche apparizione, non conosce l'amore di Dio. Noi siamo stati creati dall'amore e siamo stati creati per amare. Solo che tra le tante cose nefaste che ci portiamo dopo la colpa d'origine è che non sappiamo più dove sta l'amore, non sappiamo più riconoscerlo dove sta. E invece la relazione con Dio, con Gesù in particolare, e con la Madonna pure, non solo che è una relazione d'amore, ma attenzione, è una relazione d'amore intima, personale e personalizzata. Vi invito a considerare con molta attenzione questo. Maria di Magdala riconosce Gesù quando la chiama per nome. Perché il rapporto che Gesù ha avuto con Maria di Magdala è diverso dal rapporto che Gesù ha avuto con qualunque altra anima creata. Quello che Maria di Magdala ha dato a Gesù, come Maria di Magdala ha amato Gesù, ed è molto edificante per quello che abbiamo potuto conoscere, insomma, da varie rivelazioni private, non è uguale a quello di nessuna altra anima. E Gesù vuole essere amato infinitamente, con tutto se stessi, da ogni singola anima, con le peculiarità, le caratteristiche, i modi, i tratti di quella singola anima. Questo vale per tutti. Noi sappiamo, e vi invito ad approfondire sempre di più, che il mistero della Divina Volontà è un mistero di amore. È una rivelazione veramente sconcertante perché si vede Dio in atto di voler ricoprire di amore tutto e tutti e di avere le mani legate a causa delle chiusure che l'uomo oppone all'amore. La misericordia di Dio non è altro che il colore, diciamo così, che assume l'amore di Dio quando l'uomo gli mette un muro, che è quello del peccato, e gli chiede di distruggerlo. Quindi si piega dinanzi al suo amore e gli dice: bene, ricominciamo tutto da capo. E Gesù ha detto nel Vangelo, ed è vero, che c'è più gioia nel cielo che per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Quindi tutta quanta la perfezione della vita interiore, della vita cristiana, sta nel comprendere questo. E nell'abbandonarsi completamente a questo. Dicono che Papa Francesco, quando va in giro, si porta dentro la sua valigetta nera la storia di un'anima di Santa Teresina. Santa Teresina è un'altra anima, come sapete, che cos'è la piccola via che ha insegnato Santa Teresina? È la via dell'amore, bisogna andare a leggere gli scritti. L'amore di Santa Teresina ha raggiunto una tale e tanta perfezione che a 24 anni era già pronta per andarsene in cielo. Tenete presente che per andare in cielo così presto, perché Gesù non vede l'ora di portarla in cielo e di farle godere la pienezza di quell'amore conosciuto nella vita. Bisogna leggere gli scritti di Santa Teresina e vedere come trattava con Gesù. Proprio la familiarità profonda, l'intimità profonda,
il linguaggio, a volte molto audace, umanamente parlando. Bisogna leggerlo. Quando dice: io sono il tuo giocattolo, Gesù, fare di me quello che vuoi. I bambini con i giocattoli si fanno quello che si giocano, si divertono, poi lo buttano per terra, non ci gioco più, fa niente. Quando c'ho voglia di giocare ancora, lo riprendi, fa quello che vuoi. Questa è la piccola via dell'infanzia spirituale, che è la via dell'amore. È necessario chiedere. La Divina Maria è l'amore personificato, così come Gesù. E bisogna chiederle, perché il suo relazionarsi con Dio e con il prossimo è solo e puro amore. Sempre Papa Francesco, mi pare che ha detto recentemente che anche nella vita cristiana, anche nell'istituto delle virtù, bisogna essere sempre equilibrati. In parole, non bisogna essere estremisti. Esagerati, perché si può peccare anche di eccesso di zelo, come sapete, anche nel troppo, anche nelle opere buone. Però è stata soltanto un'eccezione. Nella carità non ci sono estremismi. Quindi non ci sono. E guardate che Gesù vuole sentire i cantici d'amore personalizzati di tutte le creature. Leggevo l'altro giorno in uno scritto stupendo, che Gesù cerca posti dove sfogare il suo amore, usa proprio questo termine. E non si dà pace fino a quando non li trova. Chi vive unito con me e del mio volere, anche l'anima sua nuotando nella mia immensità, è tutta voce insieme con me. Sicché se cammina, i suoi piedi parlano appresso al peccatore, i suoi pensieri sono voci nelle menti e così di tutto il resto. E da queste sole anime io trovo come compenso nell'opera della creazione. E nel vedere che non potendo nulla da se stesse per farmi fronte al mio amore e mantenere le armonie tra me e loro, entrano nel mio volere e se ne fanno padroni ed agiscono alla divina, attenzione, il mio amore trova lo sfogo e le amo più che tutte le altre creature. Ecco, dobbiamo chiedere alla Madonna, alla Divina Maria, che ci aiuti a comprendere questi grandi misteri. Maria di Magdala è anche chiaramente l'annuncio, è arrivato il suo amore, la sua santità ad altissimi livelli, è certamente la padrona dei penitenti, ma è certamente una straordinaria anima mistica. Non ci fa comprendere che le più alte vie della perfezione e anche le più alte vie della mistica, cioè del vivere e sperimentare l'amore di Dio in maniera straordinaria, non sono precluse neanche da una vita di peccato grave, reiterato e continuato. No, la cosiddetta Beata Angela da Foligno, non so se l'hanno canonizzata, ma tanto credo di sì. Tanto sarà sempre ricordata con l'appellativo della Beata. E la stessa scrive che Pellegrini, non mi ricordo, tra 30, 35, 36, 38 anni di vita, dice: la mia vita bisogna stenderci un velo pietoso. E non parla per esagerazione come facevano i santi. Era una rediviva Maria di Magdala. Però pare che sia stata una delle mistiche nella storia della Chiesa più bersagliata da esperienze indicibili, inraccontabili. Quindi questo ci aiuti a comprendere quello che Dio vuole, ecco, dal profondo di ciascuno di noi. Chiediamo completamente aperti nei confronti di questo amore, accoglienti, ricambianti in maniera attiva, ecco, profonda, consapevole, nel cuore, nella preghiera, negli affetti, nelle opere, nei pensieri, in tutto. Perché fondamentalmente questo significa vivere in pienezza nella volontà di Dio, concedendo, ecco, a Dio la gioia di darci tutto quello che vuole, cioè ricoprirci
della sua bontà e del suo amore. Siano lodati Gesù e Maria.